No, perché vedete ragazzi, non è che il Lambrenedetto XVI spara solo cavolate nei suoi video. Quando per esempio tratta del tema Germania, ecco lì, secondo me è il Lambrusco scaduto XVI che spara meno minchiate, dove magari ci dà informazioni vere, sempre a suo modo, però insomma vere, sempre da prendere con le pinze perché lui comunque sia tende ad esagerare anche in questi video sul Deutschland, però io vivendo, lavorando in Germania da 11 anni più o meno, molte delle cose che dice le vedo in prima persona e non posso far altro che concordare con lui. Per esempio, quando dice che gli insegnanti di liceo in media in Germania prendono il doppio di quelli in Italia, e questo è vero, è verissimo. Quando dice che le infrastrutture in Deutschland sono della Madonna, è vero, ha ragione, salario minimo, è vero, esiste un salario minimo. Qui fa un'intervista a questo signore che vive e lavora in Germania. Ecco, quando fa le interviste, c'è una cosa che mi dà un po' fastidio di Lambrenedetto XVI, è che non lascia mai parlare i suoi ospiti, spesso li interrompe, magari non è il caso di questo video. Andiamola a scoprire. Allora ragazzi, sono qui a Lipsia, sono venuto a trovare il mio grande amico Damien. Ciao a tutti. Che nel frattempo ti sei sposato, no, ti sei sistemato. Chi conosce il mio canale conosce Damien, perché Damien da quanti anni ha che ormai sei qui in Germania, Damien? Sono 10 anni. Eh sì, 10 anni, perché io stavo giù al sud 8-9 anni fa, quindi. Abbiamo fatto sempre video, una volta a Hamburgo, una Sì, volta a Francoforte, dovunque. una volta, non mi ricordo dove. Sì, sempre in giro siamo, cazzo. Adesso E adesso. vabbè, inizia più come una chiacchierata al bar, cioè si chiama intervista a chi ci vive, e vabbè, un'introduzione più da chiacchierata al bar ci può stare, dai. Siamo a Lipsia, siamo. Damien, tu ti sei venuto qui, lui è stato uno dei fondatori del gruppo. A Lipsia, bene, io conosco un grande youtuber che vive a Lipsia, scusate. Loro sono del nord Italia e vivono a Lipsia da un 5-6 anni più o meno. Il loro canale si chiama Lost in Lipsia. Se volete avere informazioni sulla Germania, informazioni utili, informazioni fatti bene, video editati veramente benissimo. Andate a visitare Roberto di Lost in Lipsia. Stripper italiano, allora famoso, insieme a Bruno, giusto? Bruno è Sì. un portatore, sono arrivato dopo un Tu po'. sei arrivato dopo? Sono Sei arrivato dopo. arrivato dopo, Sì. Bruno. Certo, se mettesse il microfono più vicino a chi viene intervistato sarebbe meglio perché l'audio arriva un po' male, si sente solo Lambrenedetto. Aveva fondato, Sì, giusto, Bruno 100 è celle. cristiano. Esatto, poi tu Ma eri. io sono nella seconda, Tu dopo sei. 2-3 anni. Eri il biondo della Esatto, il situazione. biondo grosso della situazione. Venuto a lavorare, Il esatto, vichingo della eri il situazione. vichingo. Tu sei venuto a lavorare qui in Germania, me lo ricordo, facevi lo stripper, hai continuato a Sì, fare. sì, sì, sì. Perché ti dava la possibilità qui di poter Perché in lavorare. Italia sono già da. È vero, è vero. Dal punto di vista mercato del lavoro, non è che ti pagano solo meglio in Germania rispetto all'Italia, ma c'è anche un mercato del lavoro più aperto, c'è una mentalità più aperta. Se tu fai lo stripper come nel caso di questo signore, non c'è niente di male, lavori, ti pagano, punto e basta. Non è che ti puntano il dito, oh, tu fai lo stripper, bla bla bla. Dal 2008 non c'è più niente. Esatto, qui poi lavori nei teatri, nei Qui si è posti. lavorato dappertutto, nei teatri, nei club, in discoteca, chiaramente il Covid permettendo, Esatto. adesso grazie a Dio si è ripreso Grazie a Dio, meglio sì. di prima. Esatto. Allora, ascolta, però voglio farti un video perché nel frattempo, ovviamente, con questa situazione hai iniziato a fare anche l'istruttore in palestra. Sì, assolutamente. E allora facciamolo sull'istruttore, lavorare come istruttore qui in Germania. Ok, io non vado in palestra, dunque non sono ferrato su questo argomento, però insomma, le vedo da fuori le palestre qui a Berlino, vediamo cosa hanno da dire. Qui in Germania, cioè, guarda, chi è vicino
chiedono, c'è molta richiesta di lavoro, no? Moleste? C'è molta richiesta? Molta richiesta, anche da me cercano la conservazione. Ti fanno un contratto regolare? No, c'hai il contratto regolare, c'hai tutto pagato, c'hai l'assicurazione sanitaria pagata, c'hai le ferie pagate, tutto regola, tutto lavorato. Certo non prendi proprio, non sono quelle grandi cifre, sono un po' più dell'Italia, ma anche non troppo. Difatti... Sì, questo è possibile, sì. In alcuni casi è possibile anche prendere stipendi come in Italia, non è che sono sempre più dell'Italia. Nella maggior parte gli stipendi in Germania sono nettamente superiori all'Italia, però può capitare la rara occasione che magari sono pari gli stipendi. Tu colmi questo qui continuando. Da solo non ci farei un cacchio, onestamente parlando. Sì. Ci vivi, ma ci sopravvivi. Ci sopravvivi. Difatti tu stai continuando a fare sempre i tuoi spettacoli, esatto. E stai anche comunque messo su un gruppo per i cavoli tuoi, il mio gruppo di ragazzi, meno stile, Imos. Grande, che fanno praticamente ancora stripper. Esatto, lavoriamo tutta la giornata, anche fuori dalla Germania. Esatto, perché al di là del fatto, diciamo, della palestra, il fatto di essere in Germania ti permette di poter fare altri business. Assolutamente, cosa che in Italia non potrei fare. L'istruttore magari sì. No, l'istruttore lo puoi fare. Però avere un business nel campo, però... diciamo quello. Ecco, ripeto, io non so niente di come si dice, di palestre, ma mi fido di questo ragazzo, perché no? Ha ragione, tutto ciò che ha detto è verissimo. Che tu fai il secondario? No, no, perché qui ci sono teatri, no, situazioni. No. Adesso quello che io sappia, il mio business dello streaming maschile in Italia è morto. Quindi tutti i fratelli giù là serenati, spianati. Poi qui ci sono anche dei quartieri proprio appositi. Esagerato, tutti spianati. Vabbè, alla fine è l'ambrenedetto, dei momenti l'ambrenedettiani ci sono sempre, spianati, esagerato. Comunque alla nightlife, come a Hamburgo, Reeperbahn, eccetera, eccetera, che sono enormi e dove comunque hai la possibilità di poter lavorare. Per campo della notte. Esatto. Sì, c'è molta più, diciamo, anche libertà da questo punto di vista. E in palestra, le palestre, ti ricordi che ne avevamo parlato delle palestre? Qua sono molto attrezzate. Le palestre sì, ne avevamo già affrontato, che comunque sono molto... Però adesso, devo dire, in Italia... Io pagavo 15, no, anche lì sono arrivate molto... Sono arrivate la Colcime, vero. Per esempio. Sono arrivate la McFit, no? Che è della McFit. La Colcime è della McFit. È arrivata anche a Perugia, la McFit. che è tedesca. Sì, qui diciamo che è partito molto prima, io mi ricordo qua anche allora, anni fa, quando ero qua io, c'erano palestre aperte 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Vero. E con la cui tessera lavoro io pure. Esatto, che con la cui tessera potevi andare ovunque, cioè vieni a Lipsa, ci puoi andare, vai a Berlino, ci puoi andare. Funziona ancora così. Facciamo due passi qua, vai. Tanto che... Di là. E come ti trovi qui a Lipsia, Damian? Allora, io ho sempre vissuto in grandi città, da Roma, a Berlino, ad Hamburgo. Lipsia è un po' più piccola, però sempre comunque una città medio grande, 700.000 abitanti quasi. Si sta bene perché è una città comunque più economica, però posso andare tranquillamente in tutte le... Metropolitana, c'è tutto, c'è la metro. Fermo con questa mano, se no non si sente quello che dice questo signore, l'ambrenedetto. E guarda questo qui, cos'è qui di dietro? Quella lì. Quella è il Vilmen e l'Esce, cos'è? Quella è la metropolitana. È la metropolitana. No. Oddio, che mi ricordi, non mi sembra che ci sia la metropolitana a Lipsia. Cioè, ho visto i tram, ho visto le S-Bahn, ho visto i bus, ma oddio, le metro, ma forse mi sono sfuggite, però non penso ci sia una linea di metro o linea di metro a Lipsia. Mi ha fatto impressione perché è molto pulita come città. Pulita, c'è tutta la... Rispetto, sai Dame, tu mi conosci, io sai che non amo per niente Berlino, anche se tu ci hai lavorato spesso. Tu dove lavoravi? Al Kit Kat lavoravi. Guarda caso conosce il Kit Kat, l'ambrenedetto, vabbè, lo conoscono tutti, dai. È tipo un locale dove può succedere di tutto, vi dico solo questo.
Infatti la rima. Salviamo solo quello, Berlino, esatto. Esagerato, salviamo solo quello a Berlino. Esatto, non diciamo. No, per il resto... No, allora, Berlino sai cos'è? E a me non piace perché non la trovo così pulita, non la trovo così tedesca. È vero, è vero. Berlino non è una città pulita. Ha molte caratteristiche tedesche, però. Infrastrutture della Madonna, trasporti della Madonna. Il sistema è tedesco alla fine, però a livello di pulizia è vero, è una città purtroppo molto sporca. Soprattutto le zone turistiche sono... Come sapete, lo faccio vedere spesso nei miei video, non è ridotta bene Berlino. Berlino, la ami o la odi? Ecco, io faccio parte della seconda categoria. Sai che a me piace tanto Francoforte. Ecco, però questo che ha detto non ha senso, perché Francoforte è una piccola Berlino, secondo me. Non a livello architettonico, ma a livello di pulizia non è una città pulita, Francoforte. A livello di essere poco tedesca anche, perché ci vivono un casino di stranieri a Francoforte. Ripeto, Francoforte, come tutte le metropoli tedesche, infrastrutture bellissime, mezzi di trasporto stupendi, sistema tedesco alla fine, però non è una città pulita. Quindi adesso no, vabbè, hai fatto una buona scelta, perché come mi dicevi te è molto strategica comunque Lipsia. È strategica, appunto. È vero, è una città, la location è molto strategica, diciamo che sei vicino a molte metropoli, molti punti importanti della Germania. Economica, si possono andare in tutte le zone della Germania in poche ore. Sì, 2-3 ore sei a Monaco, esatto, un paio d'ore sei a Berlino. Sì, Amburgo sei qua vicino, se anche devi andare verso Stoccarda. Visto che sta parlando di Stoccarda, andate a visitare un altro mio collega youtuber chiamato Vivi Stoccarda, tutto attaccato, Vivi Stoccarda. Lui non è solo youtuber, anzi, YouTube lo fa, è un'attività secondaria. Lui ha un sito internet, si chiama Maurizio, ha un sito internet molto utile per coloro che vogliono trasferirsi in Germania, che sono già in Germania, che insomma vogliono facilitarsi la vita con l'integrazione, integrandosi in questo paese, eccetera eccetera. Andate a visitare Vivi Stoccarda. E verso, diciamo, la mia zona dove sto io, Mannheim, 4 ore sei là, sì, perché sono 6 ore da Berlino, qua, quindi esatto. 2 ore, 4 ore, 4 ore e mezza. Ripeto, è una città grande, c'è tutto quello che una città grande deve avere, ma non c'è tutto quel casino che una città grande. Non hai mai pensato di tornare a Roma? È vero, è vero. Infatti Lipsia la chiamano tipo una Berlino, una piccola Berlino. Anche se a livello estetico, a me, devo essere sincero, piace più Berlino. Ci sono edifici architettonicamente più interessanti rispetto a Lipsia. Insomma, ci stanno investendo parecchi soldi per, diciamo, per ripulire Berlino. E ultimamente sta migliorando la città a livello estetico. Anche molte fermate della metro nuove, spettacolari, bellissime. Riesci a fare quello che tu fai qua, non abbiamo secondo me certe aperture mentali per poter... è vero, e qui gli do ragione di nuovo. In Italia non ci sono certe aperture mentali, magari se vai a Milano sono un po' più aperti rispetto a molti posti d'Italia, però è vero, in Italia da un certo punto di vista c'è poca apertura mentale. Non mi fido, forse Spagna, come ne parlavamo, ne abbiamo sempre parlato. Ma anche la Spagna, io ci ho vissuto in Spagna, non è come la Germania da questo punto di vista. La Germania, se vuoi fare, che ne so, tipo questo signore, lo stripper, no, è uno dei posti migliori al mondo, no? Ho parlato anche anni fa di questa storia. Noi abbiamo un problema che secondo me... Cosa ti manca dell'Italia? Vabbè, l'Italia... La caccia o pesce, la paga la caccia o pesce. La cucina romana, la lingua pure, perché qua... Certo, la cucina manca a tutti quelli che abitano, gli italiani che abitano in Germania. La cucina italiana è la migliore al mondo, poco da fare, tra le migliori al mondo.
difficile. Tu l'hai imparato da autodidatta, sì. Sì, però. Sì, è poi pesa, di... pesa, parla inglese. Poi si parla si può sempre inglese, però certo in palestra devo parlare inglese. Quando faccio il show non devo parlare, quindi va bene. Va bene. Ti saluto Damian, grazie di tutto. Wow ragazzi, siamo riusciti a vedere un video intero di Lambrene Letto, mancano 2 secondi, ma vabbè, praticamente è finito, incredibile. Eh sì, perché quando parla di Germania, non dice così tante fregnacce, ogni tanto ne spara una, tipo quella tra Berlino e Francoforte, ma è poca roba, non è che ha detto che la Gioconda è stata dipinta da Michelangelo, cose del genere. Che ha detto in altri video, come sapete. Ragazzi, per questa puntata è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!